Dottor Bettone, la soddisfazione quando si viene a questo tipo di conferenze? Sì, grande, perché ritroviamo l'Italia e quella Lombardia che ci piace condividere e per la quale stiamo un po' tutti lavorando. Grande qualità, grande eccellenza, prodotti che conquistano i mercati nazionali, i mercati mondiali, la crescita della vitivinicoltura lombarda più 11,6% rispetto al 7,3% del livello nazionale, la conferma sempre di più che aver scelto la qualità è stata una scelta intelligente e vincente. Altri settori non fanno fiere così importanti, allora lei consiglierebbe di fare una specie di Vinitaly anche agli altri? Beh, sicuramente, e dobbiamo anche dire questo, che la performance della vitivinicoltura lombarda è sì dovuta principalmente e soprattutto ai viticoltori e alle imprese che hanno saputo innovare, che hanno appunto puntato sulla qualità, ma anche al fatto che su Vinitaly, come su altre cose, Regione Lombardia e Camere Commercio hanno fatto sistema assieme ai consorzi per fare che cosa? Per confermare l'impostazione che i viticoltori e le imprese hanno dato sulla qualità, ma anche per promuovere, sostenere sui mercati internazionali. Noi abbiamo visto giusto, sapevamo che le difficoltà erano certamente sul mercato interno perché gli indicatori ci dicevano questo, e allora abbiamo puntato sull'internazionalizzazione e puntando appunto sulla esteriorizzazione delle nostre produzioni abbiamo colto nel segno e i risultati ci danno perfettamente ragione. Consorzio Vini Valtellina, Mamete Prevostini, allora è importante esserci a questo Vinitaly. Sicuramente per la Valtellina è indispensabile essere presenti nella fiera più importante del vino, la fiera del vino italiano, per dimostrare a tutti i consumatori che la Valtellina è cresciuta tanto e che oggi i vini della Valtellina possono tranquillamente annoverarsi tra le produzioni enologiche migliori d'Italia. Dunque vini di qualità dalla Valtellina anche grazie al territorio particolare. Sicuramente la disposizione molto particolare della valle, quindi la disposizione est-ovest, permette di avere un microclima che c'è solo in Valtellina. Infatti la Valtellina è l'unica valle alpina disposta tra est e ovest e quindi gode di un irraggiamento solare sia alla mattina sia alla sera. Dottor Diego Bassi, Consorzio San Colombano. Un consorzio particolare, è l'unico vino prodotto nella provincia di Milano. È l'unico vino prodotto in provincia di Milano e è l'unico vino che si può fregiare del titolo vino di Milano. Anche se la produzione la si fa a San Colombano, si crea e si affina a San Colombano, però come dire, si commercializza la quasi totalità a Milano. Quest'anno abbiamo una novità molto importante. Abbiamo realizzato le nuove etichette con le porte di Milano, 9 porte realizzate su carta oro che saranno pronte per Expo 2015. Qui adesso ci sono, però sono uno stereotipo e sono molto interessanti e importanti perché verranno interpretate dai milanesi come appartenenza, perché i milanesi si riconoscono attraverso le porte di Milano, per cui ci sarà la Porta Toso, Porta Romana, Porta Venezia, eccetera, eccetera, ed è una cosa molto importante perché al di là del nutrire il corpo, il vino è nutrimento dell'anima. Tra le particolarità qua in Lombardia c'è sicuramente il moscato di Scanzo. Come nasce l'idea di fare un moscato da queste parti? Nasce l'idea, probabilmente non è nata a noi, visto che comunque si produce da secoli, no? Per cui noi abbiamo fatto che portare avanti comunque questa idea, probabilmente data da secoli, per cui è molto facile avere già un prodotto e continuare a farlo. Qual è la particolarità del vostro vino? Allora, essendo innanzitutto un moscato a bacca rossa, forse l'unico in Italia, dico forse perché non sono a conoscenza di altri moscati a bacca rossa, poi è un vino comunque molto aromatico, dei sentori comunque di rosa, di salvia, di spezie, molto speziato. Quanto è importante esserci a Vinitaly e nel padiglione Lombardia? Ma è importantissimo,
non solo per noi, naturalmente penso per tutti, ma per noi è importantissimo, visto che comunque siamo il più piccolo consorzio che produce il Moscato di Scanzo, 60.000 bottiglie, la più piccola di OCG d'Italia. Dobbiamo farci conoscere, per cui Vinitalia è un'occasione importante, anche se già ci conoscono, però trovare, diciamo, un consorzio che produce 60.000 bottiglie a un Vinitaly, bisogna andare a cercarlo, eh. Non è che bisogna, si trova facilmente.